questa puntata. Giornata del ricordo, seduta solenne alla Terina. A Bibbiena il Festival del Libro per i ragazzi. L'alluvione di Campi Bisenzio nel docufilm Casca il cielo. Alla Terina, in provincia di Arezzo, si è tenuta la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana, dedicata alla giornata del ricordo e ai martiri delle foibe. Abbiamo deciso di andare nei luoghi in cui purtroppo si è vissuta la tragedia delle foibe. I tanti cittadini dalmati, istriani, che hanno dovuto lasciare le loro terre per l'atrocità conseguente alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Qui c'è stato un campo, che era un vecchio campo di concentramento, che li ha accolti per tanti anni. A noi il compito di non voltarci dall'altra parte, a noi il compito di ricordare, perché quello che è accaduto, la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, le tragedie della Shoah e delle foibe non devono essere dimenticate. E oggi, più che mai, nel momento in cui non ci sono le donne e gli uomini che vissero quelle tragedie, quelle violenze, quelle atrocità, spetta alle istituzioni farsi carico della memoria, perché solo ricordando non accadrà più, solo insegnando alle ragazze e ragazzi quanta violenza, quanta atrocità l'essere umano è in grado di fare, si può lavorare per costruire pace. E oggi, abbiamo bisogno di pace e ognuno di noi deve attivarsi perché tutte le guerre che insanguinano il mondo possano avere fine. Non perdere la memoria e anzi rileggere un po' i fatti che accaddero quando i Giuliano Dalmati furono costretti a un esodo pazzesco. Se voi pensate, 350.000 persone sradicate dalla terra dove i loro antenati, le generazioni una per una si era radicata, dai tempi degli antichi romani. Pensate che Pola viene citata come il confine dello Stato italiano, quindi parte integrante del concetto che Dante Alighieri 7 secoli fa scrive nella Divina Commedia. Istria, il Quarnaro, quindi Fiume, ma poi tutta la Dalmazia, Ragusa, Zara, Spalato, sono parte integrante per secoli e secoli di una storia d'Italia. Venire e essere costretti all'indomani della Seconda Guerra Mondiale a venire via, pensate il disagio di queste persone. Siamo alla Terina perché la Terina fu il campo profughi più significativo, più di 2.000 persone in cui si concentrarono quelli che vennero in Toscana. Noi dobbiamo anche chiedergli scusa perché non furono trattati all'inizio con l'accoglienza con cui gli italiani dovevano accogliere gli italiani, ma furono visti con diffidenza perché c'era il clima dei due blocchi della guerra fredda, la ideologizzazione fra comunismo e mondo occidentale, ma in realtà nelle foibe più di 10.000 persone morirono perché erano semplicemente italiani e c'era una discriminazione di natura etnica. Va memorizzata e soprattutto è lo scopo di queste giornate, quello di far memoria e rendere onore e ma soprattutto anche ricordarsi di quello che è stato il dramma delle foibe e il dramma dell'esodo dei profughi istriano-dalmati. Questo perché? Perché dobbiamo metterci nella condizione che questo non si ripeta. La memoria è sempre un antidoto a questo e per questi motivi va coltivata e va portata avanti e trasmessa alle nuove generazioni. Alla Terina nel 1941 si è praticamente formato un campo che all'inizio era di prigionia per i prigionieri di guerra inglesi, poi dopo la guerra è diventato un campo profughi per appunto coloro che fuggivano dal confine orientale dopo l'annessione di alcune terre alla Jugoslavia. Quindi qui alla Terina sono arrivati tantissimi profughi, nel 1948-49 erano circa 3.000 profughi, con una popolazione del comune di 3.300 abitanti, quindi si può capire anche quale sia stato l'impatto. Questo ha creato dei legami molto forti fra queste persone e i laterinesi, si è creato dei legami di solidarietà e di vicinanza e il dramma delle foibe che da altre parti è passato sicuramente inosservato e non ricordato per tanti anni, qui alla Terina era ben presente. E l'inizio? Lo ritengo un inizio di una lunga strada per riportare a certe verità che sono nascoste. Siamo appena all'inizio, siamo molto indietro per esempio rispetto a quello che ha fatto la Slovenia. La Slovenia che è grande come la Toscana,
ha messo una commissione che lavora già da 15 anni ed lavorerà ancora per i prossimi 5 e ha individuato in una zona tipo come la Toscana 600 fosse comuni. Fosse comuni da poche persone fino a 4.000, quindi in Italia e in Croazia c'è ancora molto da fare. Lei ha un ricordo personale? Il ricordo personale, diciamo, il ricordo del campo profughi, ero piccolissimo, il campo profughi era vissuto in maniera diversa dagli anziani con una tristezza infinita. I bambini come me si divertivano a correre sotto le coperte stese, era quasi un gioco, ecco. Però per i grandi era molto pesante, soprattutto per gli anziani che poi sono finiti spesso in case di riposo perché non si poteva assistere dal punto di vista medico oltre un certo livello, e quelli parlavano il nostro dialetto antico, e per esempio dove era la Tortona anche quelli di Tortona parlavano, quindi loro si trovavano in ambienti in cui neanche riuscivano a comunicare. I miei genitori sono stati privilegiati in quanto erano statali e quindi praticamente hanno continuato a lavorare, ma un contadino che abbandonare di colpo la terra e trovarsi in un campo a non far nulla perché non c'era possibilità, era di una cosa, sono morti di crepacuore diversi. Il contadino, noi dobbiamo immaginare che quella volta, basta vedere qua come è cambiata la popolazione qui, la maggioranza erano contadini, quindi, e i comunisti facevano di tutto per non farci andare via. Tant'è che normalmente, dato che il trattato di pace prevedeva che potevano andare via chi era di lingua madre italiana, finivano per dire di sì magari al marito e non alla moglie. La moglie doveva rimanere lì, magari licenziata. Con delle situazioni sentiremo qualcosa che verranno letti, gente che veniva, avendo chiesto di andare via, il padre era obbligato ad andare via. La moglie veniva buttata fuori di casa perché la casa erano, per chi lavorava in quella fabbrica da cui era licenziata. Quindi c'è ancora molto da fare emergere. Mio padre arrivava dalla costa orientale dell'Istria, da una cittadina che adesso si chiama Lebin, però era Albona, e fin da piccola ho ascoltato la storia e le storie delle persone. La nostra famiglia è stata divisa, quindi è una storia di lontananza e di forza per mantenere i rapporti familiari e amicali. E quindi dal 2004, questi 20 anni di celebrazione, è assolutamente un ricordo importante di quanto mio padre si è impegnato per mantenere con le sue fotografie, con i suoi scritti, perché lui era corrispondente di un giornale degli Esuli, e quindi onorata di essere qui. Narrare la generazione 2.0, scoperte letterarie dei giovani d'oggi. Questa è la forza del Festival del Libro per Ragazzi 2024 che si terrà a Bibbiena, nella provincia di Arezzo, dal 19 febbraio al 10 marzo, con workshop, letture e incontri con gli autori. Credo che sia assolutamente un bel messaggio quello di investire in termini di lettura nell'epoca digitale. Credo che sia meritorio per l'amministrazione comunale di Bibbiena, che ha saputo scegliere, individuare, portare avanti delle partnership importanti come Mondadori Casentino, per far sì che vi possa essere questo festival che dura addirittura 20 giorni in un periodo dell'anno dove le iniziative non ce ne sono molte, quelle poche devono essere ben mirate per portare avanti dei messaggi importanti. Narrativa, poesia, fumetto, ci sono dei corsi che si rivolgono anche a degli specialisti in narrare l'arte. Il titolo è quello delle scoperte letterarie dei letterati di oggi, quindi investire proprio per il futuro in una terra, in una vallata, quella del Casentino, che veramente dimostra ogni volta di sapere
mirare su delle specificità importanti. Allora, il Festival del Libro di Bibbiena quest'anno avrà circa 12.000 libri presenti, divisi in varie categorie, quindi si va dagli 0 anni, quindi dai primi tattili sonori, fino al 14 più, quindi le categorie magari anche più nuove, dal fumetto al graphic novel, manga, oppure il percorso di narrativa che quest'anno insomma abbiamo tenuto a fare, che narrerà appunto la generazione 2.0, quindi come i libri riflettono tutt'oggi le passioni, gli interessi e anche le emozioni oppure le aspettative dei ragazzi, quindi direi dagli 0 ai 14 più, con eventi importanti, quindi anche ospiti a livello diciamo così nazionale, che si occupano invece di educazione oppure di trasmettere magari quelli che sono i valori dei ragazzi di oggi. Per noi, come ogni anno, è un qualcosa che ci rende particolarmente felici e orgogliosi, perché si parla di libri, si parla di scuola, di educazione, ma soprattutto tantissimi eventi per i nostri ragazzi e ragazze, per i più piccoli, ma anche per le loro famiglie, e non solo, perché ormai da un paio di anni, dagli ultimi anni, è diventato un festival del libro. Nasceva come una mostra del libro, come una cosa dedicata solo alle scuole, adesso invece è evoluto in festival del libro, è un qualcosa che sta prendendo campo a livello importante grazie alla bella collaborazione anche con Mondadori Casentino, quindi si parla di collaborazioni e partnership tra pubblico e privato importanti, e grazie alla Regione Toscana speriamo che possa diventare ancora un evento ancora più importante a livello provinciale e per la Toscana, perché appunto nell'era del digitale, nell'era dove un po' si è perso anche il valore dell'odore, il sapore della carta, in realtà noi su questo spingiamo molto, anche cercando di portare degli ospiti a livello nazionale che attraggono appunto le famiglie, ma anche i più piccoli, ma anche chi magari di libro non è appassionato, in qualche modo proviamo a portarlo a diventare appassionato. Si intitola Casca il cielo, il docufilm che racconta l'alluvione della Piana Fiorentina. L'opera, interamente finanziata dal Consiglio regionale, è stata presentata a Palazzo del Pegaso a Firenze. Per non dimenticare, noi abbiamo voluto sostenere questa iniziativa perché quando accadono eventi anche drammatici come quelli che sono accaduti in Toscana non qualche mese fa, c'è necessità di tenere alta l'attenzione, e per farlo bisogna che ci siano prove concrete, lo vedrete tra poco, dal senso di quanta violenza, di quanto il territorio abbia subito la violenza dell'acqua in quelle ore. E allora noi siamo anche felici che nei prossimi 15 giorni il trailer sarà in tutte le sale cinematografiche della Toscana, ed è un modo per continuare a chiedere alle cittadine e ai cittadini toscani di dare il proprio contributo sostenendo le famiglie che sono in difficoltà e che ancora non hanno riavuto la loro casa. Direi che forse ci hanno ispirato tre azioni principali. La prima è stata quella di ascoltare, quindi andare nei posti, in questi comuni che forse non sono così popolari come altre città della Toscana, e ascoltare la storia delle persone che sono state coinvolte in prima persona. La seconda cosa è stata quella di guardare, e quindi con loro fare dei giri a dicembre delle loro case o delle loro aziende per vedere a due mesi di distanza cosa c'era rimasto. E la terza cosa, che forse è la più importante, è stata quella di raccogliere anche i video che avevano girato in quella notte. Quindi abbiamo fatto un lungo lavoro sia di richiesta e anche un po' di restauro dei video fatti col telefonino. Vedrete delle sequenze che a volte sono un po' spappolate, diciamo, rispetto al grande schermo, che però credo che siano preziose, perché spesso poi nella rete ci sono tante cose ma poi vanno disperse e vattele a ritrovare, mentre magari il fatto di raccoglierle tutte in una piccola storia gli può dare il senso finale, che è quello di conservare per un po' la memoria di questo fatto, che anche questo rischia di essere inghiottito fra le mille calamità del mondo, e magari parlarne per un altro po'. Allora, intanto c'è sempre un'attenzione e bisogna andare delicati, no? Muoversi sempre a piccoli passi senza invadere poi la privacy, i ricordi
delle persone, quindi l'approccio è quello sempre di sia ascoltare, come ha detto Lorenzo, ma anche di capire quando è il momento di poter entrare un pochino di più nella vita di ogni persona che ha vissuto poi appunto piccole e grandi tragedie come questa. Quello che rimane è una sensazione di intanto una comunità che quando ci sono queste tragedie poi si unisce, no? Paradossalmente è un momento in cui ci si riscopre uniti e ci si riscopre anche fragili di fronte a una natura che poi abbiamo noi stessi umani, cioè abbiamo in qualche modo fatto sì che ci si rivoltasse contro. Questa sensazione sia di fragilità ma anche di unità è quello che mi porto dietro, ecco, come eredità da questa esperienza e penso che ci debba fare un pochino riflettere tutti, insomma.